Il tema della corruzione è sicuramente molto espanso nel nostro paese e rischia di penalizzarlo fortemente rispetto agli altri partner europei. Per tale ragione, negli ultimi anni sono state introdotte una serie di normative dal carattere fortemente repressivo, attraverso l'innalzamento delle pene previste per i reati contro la pubblica amministrazione e l'utilizzo di strumenti investigativi mutuati dal contrasto ad altre fenomenologie criminali, quali la mafia e il terrorismo. Unitamente a tali normative, vi è stato anche un forte incremento delle norme finalizzate non più alla mera repressione, ma alla prevenzione dei fenomeni della corruzione, attraverso la selezione della classe dirigente, la turnazione dei dirigenti, e soprattutto cercando di semplificare nel miglior modo possibile l'accesso da parte del cittadino alla pubblica amministrazione. Un'amministrazione più trasparente è sicuramente un'amministrazione più difficilmente permeabile da parte della corruzione.